Parliamo della tua associazione. Questa è un'associazione che si interessa tanto di cultura e che spazia molto nel nostro territorio. Sì, noi siamo nati 7 anni fa con la Settimana della Cultura. Oggi è la 7ª edizione, iniziata proprio con la bipersonale il 17 agosto, e ci proponiamo sempre di mettere in risalto prima le nostre eccellenze, perché i nostri artisti stranamente non sono mai profeti in pratica propria, e quindi ci sforziamo sempre affinché le nostre ricchezze, arte e artisti, vengano promosse fuori, prima di chiamare quelli di fuori verso il nostro territorio. L'altra faccia della medaglia, perché quando si parla di negatività siamo tutti pronti a dire la nostra. Quando ci sono momenti importanti come questi e che emergono le eccellenze del nostro territorio, forse ci vorrebbe una spinta in più. Ci vorrebbe una spinta in più, e non diamo sempre solo la colpa agli enti pubblici. La spinta in più deve partire anche dalla comunità, dalla collettività, che deve fare una ricerca della propria identità. Ci riempiamo, dico sempre, la bocca di Magna Grecia. Quanto ne conosciamo della nostra storia? Ci informiamo. Luca ha detto una cosa saggia: la curiosità porta all'informazione, perché in automatico ti viene di dire: ma questa cosa, a cosa è collegata? Ecco, l'arte, le bipersonali, le mostre, gli appuntamenti culturali non sono soltanto un salotto dove annoiarsi, ma un luogo dove incuriosirsi per riscoprirsi. Quindi la nostra identità è fondamentale. Senza identità non riusciamo ad essere un popolo, una comunità, come ben dici tu. Sì, saremmo una barca che naviga a destra e a manca sul mare, il nostro splendido mare. Prima o poi la costa la dobbiamo trovare. E perché quelle delle altre? Ritroviamo la nostra costa. Quali sono gli eventi prossimi della tua associazione? Avremo domani il professore Daniele Castrizio sulle Castella con la meta conferenza sui bronzi di Riace, perché noi non ci fermiamo soltanto al Crotonese, ci siamo aperti anche verso altri comuni. Il 21 abbiamo la Porta d'Argento, sempre alle Castella, un premio delle eccellenze calabresi. Il 22 il Volto della Cultura, che premia le menti territoriali che sono impegnate nella cultura, e poi il premio Poseidone nell'ambiente, l'area marina protetta ne fa parte anche, sempre alle Castella, dove si premiano coloro che si sono impegnati per l'ambiente, la tutela e l'archeologia.